Compa! Oh, ciao compa, come stai? Bene, bene. E tu? Quella lì che andava in giro lì, quella come si chiama? La zoccola si chiama. Ah, non è andata bene, presumo, eh. E tu, tu? Che fai tanto il filosofo? Io? Ma io ormai ho trovato il mio centro di gravità permanente con le donne. Sì, batteato. No, guarda che io frequento il professore. Mi ha cambiato la vita da così a così. Lui sì che sa come sono le donne. Vieni con me che te lo faccio conoscere. Che ti aiuta pure a te, dai. Ehi, ma io mi ha fatto questa esperienza. Professore, lui è un mio amico che è un caso particolare. Ha avuto tantissime delusioni d'amore e non crede più nell'amore. Professore, io non credo più nell'amore. Mi innamoro sempre della persona sbagliata. E alla fine vengo cornificato. Non so più che fare. No, c'è mio caro amico. Devi sapere una cosa, questo che mi dice è basato sul materialismo, sull'edonismo, sul controllo della mente razionale da parte dell'inconscio. È ora di guardare dentro di noi, quindi. È ora che mi paghi la prestazione, professore. È da un'ora che sto aspettando di là. È una persona, è una ragazza che è qui perché io sto aiutando, ha dei problemi e io cerco veramente di aiutarla, è chiaro, e poi mi cambio, mi fa delle faccende domestiche. Professore, io la ringrazio, ho capito tutto delle donne, grazie ancora. Bastano 50 euro per oggi? Andiamo, vamo.